Buongiorno e benvenuti all'evento virtuale dedicato all'analisi dei dati sul sistema produttivo di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Purtroppo siamo un po' in ritardo a causa del ritardo accumulato nella sessione plenaria e di questo mi scuso. Sono Giulia De Candia, responsabile dell'Ufficio Territoriale dell'Istat di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. In questa sessione presenteremo i principali risultati a livello regionale del censimento permanente delle imprese e delle due rilevazioni speciali sugli effetti della crisi indotta dalla pandemia sulle imprese. L'obiettivo è quello di delineare un quadro sintetico, fondato sui dati, del sistema produttivo prima e durante l'emergenza sanitaria nelle nostre regioni. L'occasione di questo evento nasce dalla pubblicazione nel mese di marzo di 19 report regionali, due per le province autonome, sulla struttura e sulla competitività delle imprese, con approfondimenti sui cambiamenti del sistema produttivo e su alcuni fenomeni emergenti di grande rilevanza per la crescita economica dei territori. Le informazioni provengono dal primo censimento permanente delle imprese, che integra i dati raccolti attraverso indagine, in particolare la rilevazione multiscopo sulle imprese realizzata fra maggio e ottobre del 2019, e quelli prevalentemente di fonte amministrativa presenti nei registri statistici dell'Istat. Il censimento permanente delle imprese ha interessato nelle nostre tre regioni un campione di circa 30.000 aziende con tre e più addetti, rappresentative di un universo di poco più di 107.000 unità, corrispondenti al 28% delle imprese del territorio. Le imprese di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, incluse nel campo di osservazione, costituiscono poco più del 10% del numero complessivo di aziende a livello nazionale. E la stessa percentuale riguarda gli addetti impiegati. La maggior parte delle imprese rilevate al censimento sono di piccole dimensioni, con 3-9 addetti in organico. Le imprese con più di 250 addetti sono 4 ogni 1000, ma occupano più del 30% dei lavoratori. In tutte e tre le regioni, il numero di imprese e di addetti nel 2018 risulta in calo rispetto al 2001. Questa riduzione è superiore a quella registrata complessivamente in Italia ed è dovuta principalmente alla contrazione del comparto industriale e in particolare del settore delle costruzioni, più accentuata soprattutto in termini di addetti in Liguria. In Piemonte il settore industriale conserva un ruolo preminente, con il 31% delle imprese e il 45% degli addetti. Nel primo intervento di questa sessione, il dottor Marino farà un quadro sulla struttura e i comportamenti del sistema produttivo prima dell'emergenza sanitaria, mentre la dottoressa Cavorsi, nel secondo intervento, presenterà i risultati delle due rilevazioni speciali Covid-imprese. L'impatto economico, finanziario e occupazionale sul sistema produttivo della crisi scatenata dalla pandemia è ampio e diffuso, ma con effetti eterogenei per settore economico, caratteristiche delle imprese e territori. I settori economici colpiti più duramente sono quelli interessati dalle chiusure amministrative e con processi produttivi più difficilmente adattabili alle nuove condizioni di distanziamento sociale. Quindi le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, le agenzie di viaggio, le attività culturali, sportive e di intrattenimento, alcuni servizi alla persona. A livello di impresa, impatto e capacità di reazione dipendono da elementi strutturali, orientamenti strategici, grado di competitività raggiunto in passato. Le imprese di piccola e piccolissima dimensione risultano quelle più fragili. Anche i territori hanno subito in misura diversa le conseguenze della crisi. Sono risultate più vulnerabili le regioni la cui economia è specializzata nelle attività più colpite dalla recessione. Questo è il caso della Valle d'Aosta, che presenta elevati livelli di specializzazione nel settore turistico
e nelle attività culturali e sportive. A leggere e a integrare i nostri dati sono stati invitati tre esperti, che ringrazio per essere intervenuti e per il contributo che forniranno al quadro informativo che vogliamo delineare. Si tratta del dottor Luca Pignatelli, responsabile dell'Ufficio Studi Economici dell'Unione Industriale di Torino, del dottor Dario Ceccarelli, dirigente dell'Osservatorio Sociale ed Economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e del professor Enrico Di Bella, professore associato del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova. I dati che presentiamo oggi contribuiscono ad indagare la solidità strutturale del sistema produttivo delle nostre regioni, le sue possibilità di reazione alla crisi e la sua capacità di ripresa, fornendo, speriamo, elementi utili ad amministratori, operatori economici e sociali, cittadini, per compiere scelte consapevoli per una ripresa economica più matura e sostenibile. Lascio quindi la parola per il primo intervento al dottor Marino, primo tecnologo della sede Istat di Genova, che ci presenta i principali risultati del censimento permanente delle imprese in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, il mio compito è delineare alcuni dei principali risultati che sono emersi dall'indagine multiscopo sulle imprese condotta nel 2019, che costituisce una parte, una delle fonti principali del patrimonio informativo generato dall'Istat sulle imprese. Patrimonio che si avvale anche, come detto negli interventi precedenti, dell'utilizzo di altri archivi amministrativi e statistici. Come anticipato nella presentazione della dottoressa De Candia, l'indagine multiscopo riguarda un set di imprese industriali, di servizi con tre addetti e più, che a livello nazionale corrispondono circa 280.000 aziende, in rappresentanza di un universo di oltre un milione di imprese. In termini di peso percentuale siamo intorno quindi a un quarto, secondo della regione, la dimensione del campione è un quarto praticamente dell'universo rappresentato. I quesiti del questionario, che è molto lungo, sono prevalentemente di natura qualitativa e vertono su svariati aspetti di natura gestionale che vanno dalle caratteristiche della struttura proprietaria, degli obiettivi gestionali, alle risorse umane, a quelli che sono i rapporti fra imprese in termini di competitività, concorrenza, ma anche cooperazione, a quelli che sono le attività di investimento, di innovazione, in particolare di investimento nelle tecnologie digitali. Un set di quesiti riguarda la gestione finanziaria delle imprese. E poi una parte innovativa del questionario che era già stato somministrato alle aziende nel 2011 riguarda quegli aspetti che oggi vengono definiti di corporate social responsibility, ossia la responsabilità sociale di un'impresa. Il questionario è molto lungo e quindi io nella presentazione quello che farò è di evidenziare alcuni aspetti che mi sono parsi particolarmente, che mi paiono particolarmente rilevanti tra i risultati dell'indagine. Il fatto che l'indagine sia rivolta soltanto alle imprese con tre addetti e più è derivato dal fatto che certi quesiti hanno senso soltanto per aziende che hanno una minima soglia dimensionale, cioè un minimo livello di complessità organizzativa. Prima di presentare i risultati emersi dall'indagine, però è bene fare un piccolo riassunto di alcune caratteristiche strutturali del campo di osservazione. Alcune cose l'ha già detto la dottoressa De Candia. Ci concentriamo su tre regioni, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che presentano fra di loro alcune rilevanti differenze, intanto dal punto di vista
geografico, ma anche dimensionale e strutturale, cioè di struttura economica. Tanto ovviamente dal punto di vista dimensionale, più o meno il Piemonte vale il 7,5% delle imprese a livello nazionale, la Liguria arriva al 2,8%, la Val d'Aosta si ferma allo 0,3%, quindi il Piemonte, ovviamente lo sappiamo, è un'impresa di dimensioni molto maggiori, è una regione di dimensioni molto maggiori rispetto alle altre, ma anche caratteristiche strutturali, di struttura economica ancora diverse dalle altre. Come potete vedere nella slide, in sostanza, il Piemonte, ancora nel 2018, conserva una base industriale di un certo rilievo, quindi il 20,3%, quindi oltre un quinto delle imprese del campo di osservazione, rientrano nel settore dell'industria in senso stretto. Poco meno del valore ripartizionale del nord-ovest, che è il 20,6, ma comunque più che ovviamente il valore ripartizionale è influenzato dalla Lombardia, ma comunque più della media nazionale, che si ferma al 18,9%. E Val d'Aosta e Liguria invece sono regioni ad un elevatissimo livello di terziarizzazione. Quindi, nel caso della Liguria, le imprese ricadenti nel settore dell'industria in senso stretto non raggiungono il 12% e superano di poco il 9% in Val d'Aosta. Nel caso della Liguria e della Val d'Aosta, il macro settore preminente è quello dei servizi non commerciali, e in particolare nel caso della Val d'Aosta. Le imprese che esercitano attività di ristorazione alloggio pesano addirittura per circa un terzo sul totale delle imprese del campo di osservazione e oltre un quinto in termini di addetti. Anche nel caso della Liguria, le imprese che esercitano attività di ristorazione alloggio rappresentano il settore più rilevante nei servizi non commerciali in termini di numerosità di aziende, anche se non in termini di addetti, dove sono più importanti le aziende che erogano servizi di trasporto. Ovviamente il Piemonte conserva ancora un'importante base industriale proprio nel settore della meccanica. La dinamica dei macrosettori fra il 2018 e il 2011, che è l'anno precedente in cui era stata condotta l'indagine, vede praticamente un arretramento nel numero delle imprese per tutti e quattro i macrosettori considerati. Questo arretramento va dal 4,7% del 4,6% della Val d'Aosta a 6,3% del Piemonte. La riduzione del numero di imprese riguarda tutti i macro settori, escluso il settore dei servizi non commerciali. Va detto a tal proposito che dal punto di vista poi del contributo numerico a questo incremento che si è osservato fra il 2011 e il 2018, nel numero di imprese attive nei servizi non commerciali, il contributo maggiore è venuto proprio dalle aziende che esercitano attività di ristorazione alloggio. Questo in Piemonte e in Liguria, mentre invece nel caso della Val d'Aosta l'incremento maggiore è legato alle aziende, alle imprese attive nel settore immobiliare. Se dovessimo presentare i dati relativi alle variazioni percentuali, non del numero di imprese, ma del numero di addetti, diciamo che grosso modo il quadro sarebbe simile a quello rappresentato in questa slide. Iniziamo adesso ad affrontare, appunto, ad analizzare alcune delle risultanze dell'indagine
dell'indagine multiscope. Uno dei primi quesiti aveva a che fare con la struttura proprietaria delle imprese. E non sorprende il fatto che prevale una struttura a controllo familiare. Questo vale soprattutto nelle imprese di minori dimensioni. Quando ci concentriamo in particolare sulle imprese con 10 addetti più che appartengono al campo di osservazione, vediamo che in genere la quota di imprese che hanno. La quota di imprese che sono a controllo familiare supera il 60%, l'unica eccezione è la Val d'Aosta che presenta tra l'altro il valore più basso a livello nazionale, qui la quota è pari al 51%. In genere ha una struttura proprietaria e controllo familiare corrisponde anche una gestione familiare. Sono limitati i casi in cui la responsabilità gestionale dell'impresa controllo familiare è affidata a manager selezionati all'esterno dell'impresa. Situazioni di questo tipo non superano il 6%, diciamo, dell'azienda del campione in genere. In termini di obiettivi strategici, le imprese tendono a manifestare prevalentemente il perseguimento della difesa della posizione competitiva attuale. Nel commentare i dati della slide devo specificare che le imprese potevano indicare più item di risposta fra quelli possibili. Questo è il motivo per cui vedete delle percentuali che non sommano a 100, ma vanno oltre. Comunque, in generale, quale che sia la regione considerata, circa il 90% delle imprese ritiene che la difesa della propria posizione competitiva sia uno dei propri principali obiettivi strategici, mentre altre voci, diciamo, come l'ampliamento della gamma di beni e servizi offerti o l'espansione dell'attività in altri mercati, in Italia e all'estero, in genere è segnalata come obiettivo strategico rilevante da una quota di imprese molto inferiore. Una delle sezioni del questionario era dedicata alle risorse umane, alle modalità di selezione, ai profili ricercati delle risorse umane, una sezione questionaria molto lunga. Io ho selezionato le risposte date a un quesito molto interessante, ossia quello relativo agli ostacoli all'immissione di nuova forza lavoro. Fatto salvo che circa una percentuale che va dal 14 al 19% delle imprese ha segnalato di non aver proprio preso in considerazione la possibilità di acquisire risorse umane nel periodo considerato, che nella slide del triennio 2016-18, e anche salvo il fatto che una percentuale sempre compresa tra il 14 e il 20% ha dichiarato di non aver riscontrato nessun ostacolo. Quando invece consideriamo le imprese che segnalano di aver dovuto fronteggiare ostacoli, l'elemento, la voce, forse in modo non sorprendente, più frequente è quella di un costo del lavoro troppo elevato, voce che viene segnalata circa dal 46-48% delle aziende. E un altro aspetto rilevante è sempre legato al tema dei costi, che è quello dell'incertezza sulla sostenibilità futura dei costi delle nuove risorse. Quindi l'elemento costo rimane il maggior ostacolo, il maggiore freno all'immissione di nuova forza lavoro. Però fra le risposte che sono state fornite dalle imprese emerge anche che circa un quinto delle imprese ha difficoltà proprio a trovare personale con le competenze tecniche richieste. Vedete questa
Questa percentuale varia più o meno fra il 20, varia poco fra le regioni, fra il 19 e il 22%, e in genere una percentuale che è più alta fra le imprese del settore industriale di maggiori dimensioni. Quindi si tratta di una percentuale non irrilevante, non trascurabile, un quinto più o meno delle imprese dice di avere problemi proprio di mismatch fra domanda e offerta di lavoro in termini di competenze, competenze richieste e competenze offerte. Un altro quesito aveva del questionario aveva a che fare con l'erogazione di corsi di formazione non obbligatoria. Qui più o meno la percentuale di imprese che erogano formazione non obbligatoria nel 2018 nel segmento delle imprese con 10 addetti più varia fra il 35% della Liguria e il 43% del Piemonte, quindi ci sono discrete variazioni territoriali. In genere si tratta di corsi a gestione interna, sono più frequenti i corsi a gestione interna, specie per i meno assunti, rispetto a quelli a gestione esterna. I corsi a gestione esterna sono orientati soprattutto alla formazione continua. In generale, i corsi che siano a gestione interna o esterna hanno come oggetto principale mansioni tecnico-operative e dalle risposte del censimento emerge anche un numero limitato di imprese che promuove corsi a contenuto informatico per il proprio personale. Un'ampia sezione del questionario ha a che fare con il tema della concorrenza, del mercato, della competizione. E uno dei primi aspetti che vengono analizzati è quello dell'ampiezza del mercato di riferimento, sia come vendite, sia come localizzazione dei concorrenti. La slide che vedete sulla destra fa riferimento unicamente al Piemonte, specificatamente alle aziende con almeno 10 addetti. Il motivo è che comunque ho selezionato soltanto il Piemonte per alleggerire, diciamo, la grafica, ma diciamo, i numeri non sarebbero molto diversi se considerassimo, ad esempio, la Liguria. In genere, quindi, le imprese competono su mercati prevalentemente locali, quindi è limitato il numero di imprese che riescono ad accedere ai mercati che sono in competizione con aziende di altri mercati o che riescono ad accedere a mercati esteri. Nel caso in particolare del Piemonte, vedete per esempio che circa il 35% delle imprese, soltanto il 35% delle imprese dice di riuscire a vendere sui mercati dell'Unione Europea e poco più di una su cinque dice di avere, a farma di avere fra i principali concorrenti, aziende che sono localizzate in altri paesi dell'Unione Europea. Sempre in tema di proiezione internazionale, i dati dell'indagine multiscopo indicano che i processi di delocalizzazione riguardano un numero limitato di imprese, sia che consideriamo la delocalizzazione tramite investimenti diretti esteri, ossia partecipazioni azionarie, sia i casi in cui invece la delocalizzazione avviene tramite accordi. In genere, le imprese che delocalizzano in Liguria e Piemonte sono 2% del campo di osservazione delle rispettive regioni in linea con il dato nazionale, quindi una quota di imprese abbastanza limitata. Quali sono i principali fattori di forza competitiva? Nella valutazione delle imprese, segnatamente in questo caso delle aziende con 10 addetti più, l'elemento fondamentale che viene indicato è in genere la qualità dei beni, dei prodotti e servizi che vengono offerti. In genere questa percentuale supera il 70% nelle tre regioni ed è il fattore qualità è molto più importante del fattore prezzo, quindi la concorrenza sul prezzo. Un secondo aspetto per ordine di importanza è
il fatto di avere un personale con competenze adeguato, un elemento che citato da percentuali di imprese che variano tra il 44 e il 51%. Gli altri elementi come la capacità di introdurre prodotti nuovi, innovativi, la diversificazione dell'offerta o la capacità di adeguare rapidamente la produzione alle variazioni della domanda hanno un'importanza molto minore. In modo non sorprendente, la localizzazione dell'impresa emerge come fattore rilevante, soprattutto nel caso della Valle d'Aosta, dove è citata come elemento di forza competitiva da un'azienda su 5. Prima abbiamo visto quali sono i principali elementi di forza competitiva, qui parliamo degli ostacoli. Gli ostacoli principali sono gli oneri di natura amministrativa burocratica. Oltre un'azienda, un'impresa su tre, quale che sia la regione, dice, i principali ostacoli sono di natura amministrativa burocratica. Il secondo elemento è legato alla carenza di risorse finanziarie. Un aspetto rilevante che riguarda in particolare la Liguria è la carenza di infrastrutture che viene citata dal quasi l'11% delle imprese liguri, una percentuale doppia rispetto a quella delle altre regioni. Alle imprese veniva chiesta anche una valutazione soggettiva della propria capacità competitiva e dalle risposte fornite al questionario, in particolare nel segmento alle imprese con 10 addetti più, emerge che la quota di imprese che ritiene la propria capacità competitiva più forte di quella di concorrente nel 2018 presenta una chiara tendenza al crescere della classe dimensionale di appartenenza, ciò è evidente nei valori nazionali e ripartizionali. L'effetto nel caso della Piemonte e della Liguria è un po' sfumato nelle classi di dimensioni superiori, proprio per le imprese di dimensioni più grandi. E questo però è legato a singoli casi, quindi casi di singole aziende che ricadono soprattutto nel campo dell'industria e dei servizi non commerciali. Però in linea in generale si nota una netta tendenza, una netta relazione fra forza competitiva, valutata soggettivamente, e classe dimensionale. I rapporti fra le imprese non sono soltanto di natura concorrenziale, ma sono anche di cooperazione. Il questionario raccoglieva alcune informazioni relative alle relazioni fra le imprese, quindi alle cosiddette reti di imprese. E la quota, in genere, la quota di imprese che hanno almeno una relazione di subfornitura o di commessa o accordi formali o informali, viene supera il 44% nelle tre regioni. Principalmente si tratta di relazioni su forniture e commesse che avvengono fra imprese dello stesso gruppo. Dal punto di vista delle funzioni aziendali, queste relazioni coinvolgono in genere l'attività principale di impresa, ma anche alcune attività ausiliarie come quelle legate in particolare alla logistica, all'approvvigionamento. Dal punto di vista motivazionale, le imprese affermano che il principale motivo per la creazione di reti, per l'instaurazione di relazioni con altre aziende, è la riduzione dei costi e inoltre l'accesso a nuovi mercati. In genere, la probabilità che un'azienda instauri relazioni con altre unità produttive è maggiore nel settore industriale e fra le imprese di maggiori dimensioni. Le imprese di piccole dimensioni nel questionario, nei risultati del questionario, esplicitamente manifestano maggiori difficoltà nell'intraprendere
nell'intraprendere relazioni. Un'altra delle sezioni del questionario aveva a che fare con le fonti di finanziamento dell'impresa, quindi la gestione finanziaria dell'impresa, e anche da questo punto di vista emergono importanti differenze legate alla classe dimensionale dell'azienda. Come mostrato in questa slide, per tutte le aziende, quale che sia la classe dimensionale, l'autofinanziamento rappresenta la fonte di risorse più importante, ma la percentuale di imprese che indicano l'autofinanziamento come percentuale più importante diminuisce significativamente dal 77,5% della classe delle aziende non addetti, le cosiddette microimprese, scendendo a poco meno del 63% per le imprese che hanno 20 addetti e più. La relazione inversa, la tendenza inversa invece nell'accesso al credito bancario sia a breve termine, sia a medio-lungo termine, sia superiore ai 12 mesi. Questi dati evidenziano quella che è probabilmente, anzi, sicuramente una maggiore difficoltà delle imprese piccole ad accedere al credito. E al credito bancario, quindi una maggiore necessità di dover contare su se stessi, quindi sull'autofinanziamento. Dal punto di vista delle motivazioni del finanziamento, delle motivazioni del ricorso ai finanziamenti esterni, è importante segnalare che il motivo che viene segnalato più frequentemente è quello di gestire la liquidità, mentre invece le esigenze di finanziare investimenti per ampliare capacità produttive o investimenti in nuove tecnologie digitali o non digitali presentano in genere percentuali inferiori. Una delle sezioni più ampie del questionario ha a che fare con il tema dell'innovazione delle tecnologie. Circa il 35-40% di imprese, secondo la regione, sono coinvolte in qualche attività legata al concetto di innovazione, ma solo una quota limitata effettua ricerca e sviluppo. Quindi in Piemonte un'azienda su quattro di quelle impegnate in innovazione, in Liguria una su cinque. E la percentuale di imprese che acquisiscono servizi di ricerca e sviluppo all'esterno o acquisiscono licenze e brevetti sono anche più basse. In modo molto più frequente, l'attività di innovazione svolta nell'ambito dei propri processi di innovazione consistono nell'acquisizione di sviluppo di software o nell'acquisizione di hardware e macchinari. Nella slide di destra vedete anche che vi sono non trascurabili differenze fra le regioni dal punto di vista della quota di imprese impegnate in progetti di innovazione, e tali differenze non sono semplicemente legate alla diversa specializzazione del settore industriale o meno. Come potete vedere, in realtà nel gap che esiste fra la Liguria e il Piemonte nella quota di imprese che sono coinvolte in progetti di innovazione è anche più ampio nel settore industriale che in quello che quando si considerano tutti i dati nel complesso. Per quanto riguarda. Scusami, mi dispiace interromperti, ma devo Sì. avvisarti che devi avviarti alle conclusioni perché Ah, il scusa. Ok, tempo, diciamo, è già. allora brevissimamente, allora, investimenti nelle tecnologie digitali sono limitati e prevalentemente riguardano la connettività a internet. Le imprese che utilizzano piattaforme digitali
A livello nazionale sono il 39%. Uno degli aspetti interessanti dei dati censuali sulle piattaforme è il fatto che le imprese dichiarano di ottenere dei vantaggi in termini di competitività. Ultime due slide, velocissime, quelli in tema di responsabilità sociale. Almeno 4 imprese su 5 effettuano un'azione nel campo della sostenibilità ambientale o volte al miglioramento del benessere lavorativo o a riduzione o iniziative a beneficio del tessuto produttivo del territorio. Dal punto di vista, in genere si tratta, le attività più frequenti sono attività di riduzione dell'impatto ambientale, soprattutto nel settore industriale, e dal punto di vista motivazionale le imprese dicono, appunto, di sapere che poi questo tipo di attività è importante anche perché migliora la propria reputazione verso clienti e fornitori, ma anche verso la collettività. Ultimissima slide, alcune considerazioni. Più le risposte a più quesiti del questionario confermano che la dimensione media delle aziende italiane è probabilmente subottimale. Gli investimenti in innovazione, in particolare in tecnologie digitali, sono limitati, ma quando ci sono sembrano avere effetti positivi. Questo ovviamente crea spazio per politiche pubbliche dall'alto dell'offerta. Un tema che sembra particolarmente caro alle imprese è quello della sicurezza, intesa in senso lato. Mi scuso per aver sforato i tempi, questa era l'ultima slide, ma il questionario era veramente lungo, questa ultima slide Grazie Andrea, lo so che il materiale, diciamo, su cui parlare era molto, per cui è stato necessario già fare una selezione, ma non è stata sufficiente. I report territoriali con tutti gli approfondimenti sono disponibili sul nostro sito e possono essere appunto scaricati da lì per chi volesse approfondire. Come pure tutte le tavole sono disponibili sia, diciamo, preconfezionate insieme ai report che scaricabili e personalizzabili sul data warehouse dedicato al censimento delle imprese. E per chi volesse anche cimentarsi nell'analisi dei microdati, questi sono accessibili tramite il laboratorio Adele. Passiamo al secondo intervento della dottoressa Cavorsi, ricercatrice della sede Istat del Piemonte e della Valle d'Aosta, che presenterà i dati delle rilevazioni speciali Covid-imprese, mettendo in evidenza la dinamica del fatturato delle imprese prima e dopo la pandemia, i rischi operativi incontrati e le strategie di risposta messe in campo dalle aziende più proattive. Vai, Anna Maria. Buongiorno a tutti, grazie Giulia per la parola. E, appunto, come è stato detto, a me il compito di illustrare per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria i principali risultati che sono emersi dalle due indagini speciali Covid condotte nel 2020 e spero di offrirvi proprio degli importanti spunti di riflessione. Però prima di entrare nel vivo della presentazione, quindi dell'illustrazione delle indagini, io vorrei riportare nelle prime tre slide una fotografia dell'impatto che il lockdown ha avuto sulle imprese localizzate sul territorio italiano e sulle tre regioni. Questo giusto per dare una pennellata del contesto all'interno del quale si sono inserite quindi le due edizioni dell'indagine Covid. Bene, secondo il frame territoriale, quindi quello che nella sessione plenaria è stato citato, quindi che rappresenta un po' l'evoluzione di ASIA unità locale, che racchiude quindi 4 milioni e mezzo di unità, nel primo lockdown, quindi nel bimestre marzo-aprile, l'industria è risultata essere quella più sospesa, quindi rispetto al settore dei servizi.
Infatti vediamo che quasi due terzi delle unità locali appartenenti all'industria hanno dovuto chiudere le serrande, precludendo quindi anche una grossa fetta di esportazione. Infatti si sono interrotti notevolmente gli scambi con la Cina, la Germania e la Spagna. Nelle tre regioni, invece, vediamo che la Liguria risulta essere un po', la regione più privilegiata, dove il numero di unità locali, sospese è inferiore rispetto alla media nazionale ed è inferiore anche rispetto alle altre, regioni. Spicca invece la Valle d'Aosta, che, ha dei valori più alti, quindi con, la metà delle unità locali, che hanno dovuto chiudere i battenti, seppur temporaneamente. Che cosa è successo quindi nel passaggio da aprile a maggio? Ebbene, se fino al 22 aprile quasi la metà delle imprese, quindi il 48%, è prevalentemente appartenente al settore dell'industria, avevano quindi chiuso, avevano interrotto l'attività, a maggio invece questa percentuale si riduce notevolmente, quindi soltanto un'impresa su cinque continua a mantenere i battenti chiusi ed è soprattutto un'impresa che opera nel settore dei servizi. Infatti, quindi la tabella riportata a destra della slide mostra come le percentuali ovviamente più alte le troviamo nell'ambito del commercio all'ingrosso, nell'ambito dell'attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, ma anche in tutte le attività legate al turismo e come notiamo, il 100%, quindi delle attività artistiche e sportive che hanno continuato a restare chiuse. Allora, la rilevazione. Bene, la rilevazione si inserisce sempre all'interno della solita mission dell'Istat, che è quella di fornire dei quadri statistici accurati, anche, ma direi soprattutto in tempo di pandemia. L'obiettivo quindi era quello proprio di fornire una misura rapida dell'impatto, infatti i dati sono stati diffusi proprio a pochi mesi di distanza dalla conduzione dell'indagine. Un impatto quindi declinato sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'occupazione e dal punto di vista finanziario. L'output, quindi, che cosa abbiamo come output? Indicazioni su come le imprese hanno affrontato i problemi, se hanno reagito e come hanno reagito, quindi le strategie che hanno messo in atto per uscire dall'emergenza. Parliamo quindi di due indagini speciali Covid. In realtà è un'indagine condotta a distanza di mesi. La prima a maggio, riferendo quindi i dati al bimestre marzo-aprile, la seconda edizione che è stata condotta a cavallo di ottobre e novembre. Il questionario era simile, quindi tra le due indagini differiva solo per alcuni quesiti. Il campione, quindi, è stato intervistato un campione di 90.000 imprese, tutte con almeno tre addetti, che è un campione rappresentativo del milione di imprese appartenenti all'industria al commercio e ai servizi. Una fetta quindi molto rappresentativa, quindi sia in termini di valore aggiunto che in termini di occupazione totale. E queste imprese, quindi queste 90.000 imprese e quindi rappresentative della popolazione, operano quindi soprattutto nel settore dei servizi per il 70% e nel 30% dell'industria. Tutti i dati che vi farò vedere in seguito, quindi nelle slide successive, riporteranno nell'intestazione, quindi fase 1, proprio per esplicitare il fatto che sono dati che si riferiscono alla prima parte del 2020, e fase 2 invece per i mesi che vanno da maggio fino ad ottobre. I dati dell'indagine sono stati diffusi a livello regionale e per macrosettori, però rigorosamente in maniera disgiunta, perché una combinazione congiunta delle due variabili non è possibile, ovviamente, per motivi di stima.
Qual è l'obiettivo principale di questa indagine? Beh, come io dico sempre, anche quando vado nelle scuole, l'obiettivo della statistica è quello di aiutare a prendere le decisioni. Quindi l'augurio è quello, l'auspicio è che le istituzioni utilizzano i dati di queste indagini per gestire al meglio la riapertura e un ritorno alla normalità. Bene. Le imprese, quindi, che sono state intervistate e poi ovviamente nel riporto alla popolazione, sono soprattutto imprese piccole. Notiamo che l'80% quasi è formato quindi da imprese con meno di 10 addetti. Invece, piccola è la fetta di imprese grandi e medie. Come vediamo dal grafico sulla distribuzione territoriale, la nostra popolazione si ha una distribuzione uniforme, quindi tra il nord-ovest, il nord-est, centro e mezzogiorno. Come è stato già accennato, quindi dagli interventi precedenti, le imprese che appartengono alle nostre tre regioni, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, rappresentano il 10% del milione di imprese a cui si riferiscono i risultati dell'indagine. E allora, iniziamo quindi subito con una prima visione dell'impatto quindi economico sul fatturato. Allora, scusate che però io non riesco. No. L'impatto quindi sulla sospensione dell'attività. Come vediamo, l'attività, quindi per il 38% delle imprese, quindi 38 imprese su 100 in Italia, ma lo vediamo anche la percentuale simile in Piemonte, l'attività è stata sospesa proprio a causa dei decreti e non è ripresa quindi fino al 4 maggio. Così come anche un'altra buona fetta, quindi, di imprese, vedono quindi un'attività che però non è mai stata sospesa. E questo, vediamo che è particolarmente rilevante in Liguria. Un ulteriore piccolo lo troviamo in alto, del grafico di sinistra, dove, addirittura ci sono delle imprese che hanno sospeso proprio per una decisione autonoma. E questo lo vediamo soprattutto in Valle d'Aosta con una percentuale superiore al 15%. Nel grafico di destra ho voluto dare proprio un piccolo cenno a quello che è successo dal punto di vista dimensionale, perché alla fine quello che vediamo è che la sospensione ha interessato soprattutto le imprese piccole, quindi l'attività coloro che hanno dovuto interrompere, che hanno dovuto chiudere perché per imposizione del governo con meno di 9 addetti sono state ben il 41%. Però appunto vediamo che questa proporzione diminuisce man mano che aumenta la dimensione aziendale. Lo stato dell'impresa, quindi a novembre 2020, una situazione leggermente diversa dove tante imprese, quindi intorno al 70%, sono totalmente aperte. Quello che però colpisce è quel 16,8% della Valle d'Aosta di imprese che hanno chiuso ma che comunque prevedono di riaprire. Così come anche quindi è più bassa la percentuale di imprese, sempre della Valle d'Aosta, che sono rimaste totalmente aperte. Per quanto riguarda l'impatto sul fatturato, ecco, in questa slide abbiamo messo a confronto quello che è successo quindi nella prima parte dell'anno, quindi abbiamo una misurazione della variazione del fatturato sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi sempre 2020-2019. Ebbene, nella prima indagine, quindi nella prima edizione dell'indagine, vediamo
vediamo che il 70% delle imprese dichiara di aver avuto una diminuzione del fatturato e sono soprattutto imprese che operano nell'ambito dell'automotive, nella produzione di tessili, nella produzione di mobili. Però colpisce quindi questo piccolo segno positivo delle 50.000 imprese che rappresentano il 5% del totale che dichiarano invece di aver avuto un fatturato in crescita e sono ovviamente le imprese impegnate nell'ambito della farmaceutica e della chimica come anche delle telecomunicazioni che ovviamente sono stati i settori più coinvolti diciamo così in questo periodo di pandemia o che comunque hanno dovuto dare maggiormente un contributo a mantenere in piedi un po' tutto il sistema imprenditoriale. Invece quindi 14 imprese su 100 hanno dichiarato di non aver avuto un fatturato, ovviamente, quindi sono rimaste chiuse e sono tutte imprese appunto dello sport, dell'intrattenimento, le agenzie di viaggio e della ristorazione. Cos'è successo invece nella seconda fase? Diminuisce anche se leggermente il numero delle imprese, la quota di imprese che dichiarano di aver avuto un fatturato in decrescita, se nel primo periodo erano 70 su 100, nel secondo periodo sono 68 su 100. E addirittura quindi cresce la quota di imprese che dichiarano di aver avuto un fatturato in crescita. Passiamo quindi da un 5% al quasi il doppio, 9-8%. E la differenza più elevata la troviamo nell'ambito delle imprese che dichiarano di aver avuto un fatturato nullo, quindi con una differenza di quasi 12 punti percentuali. Nel primo periodo 14 imprese su 100, nel secondo periodo 2 imprese su 100. Sulle motivazioni, quindi ho voluto porre l'attenzione quindi soprattutto sulla fase 2, le motivazioni del calo del fatturato. Beh, innanzitutto vediamo che le imprese quindi che hanno dichiarato un calo di fatturato sono poco meno del 70%, differenze percentuali che non si discostano molto tra le tre regioni, tranne una leggera quota più bassa per quanto riguarda per quanto riguarda il Piemonte. Invece vediamo che nella parte bassa del grafico emerge come la motivazione più diffusa è il calo della domanda a seguito delle restrizioni, anche se si discosta leggermente come possiamo vedere la Liguria, perché in Liguria la motivazione che è stata più avanzata dalle imprese che hanno risposto il calo della domanda nazionale, ma anche il calo della domanda dall'estero. Ovviamente quindi in Liguria abbiamo delle imprese impegnate nell'ambito del turismo e questi ovviamente si sono visti ridurre notevolmente il numero dei turisti che hanno potuto accedere alle belle spiagge della Liguria. Anche la Valle d'Aosta ha indicato tra le motivazioni, quindi tra la motivazione più diffusa, il calo della domanda a seguito delle restrizioni dovute all'attuazione dei protocolli sanitari. Vediamo ora un piccolo cenno alle previsioni di fatturato, quindi tra dicembre e febbraio 2021, però sempre variazioni da rapportare allo stesso periodo dell'anno precedente. Ebbene, 60 imprese su 100, quindi come possiamo vedere per il totale Italia, prevedono delle perdite di fatturato e 15 su 100 addirittura con delle riduzioni molto forti, di oltre il 50%. Percentuali che non si discostano notevolmente per quanto riguarda il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, quindi vediamo che sono tutte molto in linea fra di loro. Emerge però questo 25%, quindi una impresa su 4 della Valle d'Aosta che non sa fare previsioni, quindi non sa cosa succederà nei prossimi mesi.
E passiamo ora agli adeguamenti degli spazi lavorativi. Quindi, scusate, nel titolo c'è scritto fase 2, ma in realtà stiamo parlando di fase 1, quindi chiedo scusa, nello scrivere ho sbagliato. Comunque, appunto, in fase 1, quindi stiamo parlando dei mesi marzo-aprile 2020, quindi in soli 2 mesi la maggior parte, quindi, delle imprese hanno adeguato gli spazi lavorativi. Quindi in Italia sono 58 imprese su 100 e più o meno quindi troviamo le stesse percentuali anche in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, quindi non ci sono delle differenze significative dal punto di vista territoriale. Del 40% che non ha modificato gli ambienti di lavoro, il 6,5% non lo ha fatto perché lo ha ritenuto tecnicamente impossibile o troppo costoso. Poi, la gestione, quindi la gestione del personale, quindi quale strumento si è fatto ricorso. Nella fase 1, 60 imprese su 100 hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni. E vediamo quindi che questa è che in Valle d'Aosta e in Piemonte le percentuali superano notevolmente no, con un leggerissimo picco rispetto al dato nazionale. Però, oltre alla cassa integrazione guadagni, troviamo anche quindi delle altre misure come l'imposizione di ferie obbligatorie oppure la riduzione delle ore di lavoro o dei turni del personale. E in particolare, quindi, questo terzo strumento, questo terzo accorgimento è particolarmente evidente per le regioni della Valle d'Aosta. Notiamo inoltre come c'è un 21% di imprese che hanno introdotto il lavoro a distanza e con una percentuale che si estende di quasi 8 punti percentuali per il Piemonte, ma è anche diffusa, quindi oltre la media nazionale, per la Liguria. La cassa integrazione guadagni, ce lo spieghiamo perché è particolarmente diffusa quindi nell'industria e nel settore dei servizi e in particolare nell'automotive oppure particolarmente diffusa anche nelle agenzie di viaggio piuttosto che nei trasporti, in particolare quelli aerei che sono appunto dei settori molto presenti nelle nostre 3 regioni. Se quindi nella fase 1 abbiamo visto che c'è stato un grosso ricorso alla cassa integrazione guadagni, vediamo che nella fase 2 addirittura quindi il 25% non ha applicato nessuna misura, 24%, insomma, che possiamo arrotondare al 25%. Quindi nessuna nuova strategia di impiego. E questo è particolarmente evidente per la Valle d'Aosta. L'utilizzo della cassa integrazione guadagni comunque continua a restare lo strumento maggiormente scelto rispetto a tutte le altre forme, rispetto a tutti gli altri strumenti, però continua a restare in piedi sempre la riduzione delle ore di lavoro, particolarmente presente in Liguria, che si avvicina notevolmente alla media Italia. Come vediamo, quindi nella seconda fase, quindi nell'ultima parte dell'anno, l'11,3% delle imprese ricorre al lavoro a distanza e questo per me è stata una sorpresa perché alla fine mi aspettavo invece sempre un maggiore ricorso allo smart working, ma in realtà vediamo che le percentuali si sono ridotte. Questo perché lo smart working viene scelto più come una reazione alla crisi, come una strategia pianificata. E infatti dai dati sembrerebbe che in previsione lo smart working poi dovrebbe essere ulteriormente ridotto.
come le imprese hanno reagito, comunque quali strumenti le imprese hanno utilizzato per poter soddisfare il bisogno di liquidità. Beh, innanzitutto, come vediamo appunto già nel grafico in alto a sinistra, in soli 2 mesi in Italia 40 imprese su 100 hanno fatto ricorso, quindi hanno fatto ricorso ad uno strumento per poter affrontare la crisi. Quindi è un dato particolarmente drammatico. Quindi se pensiamo che appunto in soli 2 mesi una buona fetta di imprese si trovava davvero in grosse difficoltà e hanno acceso quindi un nuovo debito bancario, quindi questo è stato lo strumento maggiormente richiesto. Nel grafico di destra ho riportato soltanto gli strumenti per i quali ci sono dei valori percentuali, quindi delle quote di imprese con valori superiori al 10%. Soprattutto in Valle d'Aosta ed in Liguria l'accensione del nuovo debito bancario supera la media Italia. Ma vediamo anche un 23% di imprese che non prevedono di ricorrere ad alcuno strumento, così come anche una impresa su quasi un'impresa su 4 che ricorre addirittura quindi alla propria autonomia, quindi alla disponibilità di liquidità di cui dispone. Per quanto riguarda quindi l'esito delle richieste di accesso, quindi alle misure di sostegno, nel momento in cui è stata condotta l'indagine, quasi la metà delle imprese non sapeva quale fosse l'esito di queste richieste. Però comunque una buonissima parte invece si è vista la richiesta accolta in toto, e questo soprattutto in Valle d'Aosta. Scusami Anna Maria, devo chiedere anche a te di avviare. Ok, perfetto. Nella fase 2 ovviamente i mesi sono il doppio, perché stiamo parlando di un intervallo temporale da maggio ad ottobre e quindi aumenta notevolmente il numero di imprese che ricorre ad almeno uno strumento, ed è sempre stiamo parlando quindi di ricorrere al credito bancario. Passiamo ora alla digitalizzazione. Questo è un aspetto molto importante che è stato perlustrato dalle nostre indagini. Bene, già prima dell'emergenza vediamo dal nostro grafico che c'era già una forte diffusione della connessione internet con banda ultralarga, la connessione veloce in pratica. Soprattutto, quindi questo lo vediamo in Liguria, dove è anche molto presente la connessione ad internet in mobilità. La disponibilità quindi di connessione è stata sicuramente la condizione per far sì che esplodessero i servizi di comunicazione. Infatti, che cosa è successo? Durante l'emergenza ci sono state delle imprese, quasi un'impresa su 5, che ha ulteriormente introdotto o migliorato la connessione, e questo è particolarmente evidente sia in Liguria che in Piemonte, quindi le due regioni dove si è ricorso di più all'utilizzo della connessione ad internet. Dopo l'emergenza, che cosa prevedono le imprese? Di non adottare delle forme di comunicazione digitalizzata. Quindi chi non l'ha fatto nel pre-emergenza o durante l'emergenza non lo farà nemmeno dopo. Per quanto riguarda la comunicazione con la clientela, se prima dell'emergenza si utilizzava tantissimo il sito o la pagina web aziendale, questo soprattutto in Piemonte, bassa invece era la presenza sui canali social, a differenza della Valle d'Aosta che invece presenta un picco. Durante l'emergenza invece aumenta quindi il ricorso alla presenza sui canali social, e quindi si ha una maggiore diffusione dei siti web aziendali e dei servizi digitali.
Anche qui, quindi, in termini di previsione, comunque le imprese vediamo che non prevedono soldi, e questo vale in tutte le regioni e per tutti gli strumenti di comunicazione, di introdurre quindi queste nuove modalità di comunicazione. Questo perché un po' la clientela e il rapporto cliente-azienda resta ancora sui canali tradizionali. Sull'e-commerce non c'è alcuna previsione, quindi la vendita diretta mediante il proprio sito web, soprattutto nel post-pandemia, ha delle quote molto molto basse, non supera, quindi non arriva al 5%. I timori delle imprese. Le imprese ovviamente nella prima fase avevano il timore più grande di non avere soldi, quindi una mancanza di liquidità per affrontare le spese, e questo è soprattutto evidente in Liguria, che si è in Piemonte, che si avvicinano alla media nazionale, ma la Liguria quindi emerge anche per il timore sulla riduzione della domanda nazionale. Ricordiamoci che qui siamo nella fase 1, quindi le risposte date a maggio. Nella fase 2, sempre in Valle d'Aosta aumenta quindi il timore della riduzione della domanda nazionale, ed è quello un po' che colpisce soprattutto quindi, le imprese di tutte e tre le regioni. Le strategie. Ovviamente quindi le imprese vogliono mettere in atto delle strategie per poter affrontare questi timori, però non tutte. Infatti quelle che hanno utilizzato, quelle che pensano quindi di utilizzare, che hanno fatto ricorso ad almeno una strategia, sono solo 60 imprese su 100. E bene o male la differenza territoriale non è elevatissima, a meno che non consideriamo la Valle d'Aosta, che invece presenta 50 imprese su 100 con almeno una strategia. Tra le varie strategie, sicuramente la più diffusa è la riorganizzazione dei processi e degli spazi. Nella seconda fase aumenta, diciamo così, la quota di imprese che non hanno nessuna strategia, quindi che risultano essere un po' ancora spiazzate da questa pandemia. Giusto, proprio ho messo un'infografica per poter riassumere la prima fase, quindi dell'indagine, dove troviamo quindi tante imprese con un calo di fatturato elevato, tante imprese che segnalano i rischi operativi e tante imprese che però hanno la quasi totalità che hanno adottato delle misure di sanificazione. Nella seconda fase, invece, l'accento lo mettiamo più sulle prospettive, e non sono rose, perché 6 se 60 imprese su 100 prevedono una contrazione del fatturato. Giusto per dare una chiave di lettura anch'io, tutte le imprese quindi che sono state intervistate possono essere profilate in 5 grandi gruppi, di cui i primi tre sono quelle un po' più spiazzate, quindi quelle meno resilienti, o comunque quelle che avranno un impatto negativo dalla crisi. Le ultime due invece che addirittura hanno una visione in espansione. Quali sono queste imprese? Sono soprattutto imprese del settore chimico, del settore farmaceutico, dell'elettronica, ma anche nell'ambito dei servizi, quelle impegnate nella ricerca e sviluppo e nei servizi finanziari e nell'informatica. Grazie per l'attenzione, scusate il ritardo. Grazie Anna Maria per aver completato il quadro informativo con le informazioni più recenti. Per chi volesse approfondire proprio questo tema che tu adesso hai accennato sugli effetti, diciamo in conclusione, degli effetti sul territorio della crisi economica, segnalo che l'ultimo rapporto sulla competitività dei settori produttivi pubblicati da Istat il mese scorso presenta un'analisi molto interessante della capacità di tenuta dei sistemi produttivi locali, sviluppata tramite la mappatura dei rischi dei territori a livello di regione e di sistema locale del lavoro. Apriamo ora il confronto con gli esperti, rappresentanti del territorio e delle istituzioni che operano in ambiti diversi e che quindi possono fornire una lettura dei nostri dati da diverse prospettive. Il primo ad intervenire è il dottor Luca Pignatelli, responsabile dell'Ufficio Studi Economici dell'Unione Industriale di Torino, che approfondirà gli effetti della crisi sull'industria locale.
riportandoci anche il sentiment delle aziende rappresentate dall'Unione. A lei la parola, dottor Pignatelli. Grazie, buongiorno e ringrazio per l'invito. Cercherò di stare nei tempi, nel quarto d'ora che si era concordato. Ma io partirei appunto dalla relazione della dottoressa Corsi sull'impatto del Covid sulla struttura economica locale. Citerò qualche dato che risulta da nostri sondaggi fatti presso le imprese associate, quindi un campione di certamente non numeroso come quello dell'Istat, ma comunque di oltre 1000 imprese, tutte del mondo industriale o dei servizi più direttamente legati all'industria. Devo dire che alcuni di quei numeri che sono stati presentati sull'impatto appunto del Covid a livello, diciamo, locale piemontese, li ritrovo perfettamente nella nostra fotografia. A dicembre noi abbiamo condotto appunto un'indagine chiedendo alle imprese qual era stato, due o tre semplicissime domande, qual era stato l'impatto del Covid sul loro fatturato, e abbiamo visto che il 51% ha dichiarato che avevano nell'anno, ecco, questo è il bilancio dell'anno, la chiusura dei bilanci, diciamo, avevano avuto una riduzione del fatturato contro il 22% in aumento, e mentre il 24% era rimasto stabile. Quindi un dato, considerato il diverso periodo di riferimento, perché nel caso nostro c'era stato comunque anche alcuni mesi di attività iniziale dell'anno pieno regime e un recupero a fine anno, direi che sono abbastanza allineati. Anche l'andamento della redditività è stato sostanzialmente, diciamo, meno negativo di quanto fosse lecito attendersi, perché comunque il 53% delle aziende ha chiuso l'anno con un utile di bilancio contro il 19% di perdita. E anche sul livello di indebitamento direi che le indicazioni non sono così negative, perché il 20% ha registrato un aumento dei debiti. Ho sentito prima in una relazione che i debiti sono serviti, l'aumento dell'indebitamento è servito soprattutto a finanziare la liquidità, non tanto gli investimenti. Su questo tornerò fra un attimo, e direi che anche le nostre indicazioni qualitative lo confermano in pieno, perché c'è stata un'esigenza forte di liquidità. Quindi il 20% ha registrato un aumento dei debiti, il 15% invece una diminuzione. Uno dei punti, ecco, questo direi una notazione che si allaccia anche a quanto era stato già detto anche prima, forse nella sessione plenaria, cioè che le nostre imprese, in particolare quelle piemontesi, sono arrivate a questa crisi dopo un decennio o comunque quasi un decennio di forte consolidamento della situazione finanziaria e patrimoniale. Dopo la crisi del 2008-2009 c'è stata una vera selezione darwiniana, diciamo, anche in Piemonte, e l'ho visto prima in quelle mappe in cui veniva fuori che appunto il Piemonte rispetto al resto d'Italia aveva una situazione più favorevole dal punto di vista finanziario. Questo lo confermano anche analisi che abbiamo fatto sui bilanci delle nostre imprese, effettivamente, e confrontandole con il resto d'Italia, ma anche con altre regioni del nord. Effettivamente questo è assolutamente vero, cioè se la crisi fosse arrivata qualche anno fa, sicuramente la cosiddetta resilienza delle imprese sarebbe stata molto inferiore. Per fortuna le imprese sono appunto arrivate a questa crisi dopo un decennio buono in cui sono state espulse dal mercato imprese più fragili, e quindi quelle che sono rimaste si sono rafforzate, in particolare negli ultimi anni. Questi dati che ho dato riguardano sostanzialmente la manifattura, ma anche il terziario, senza grande differenza. Ecco, un punto molto importante riguarda gli investimenti, perché effettivamente, almeno fino a settembre, c'è stata un forte rallentamento, per non dire una paralisi degli investimenti. A fine anno abbiamo invece, negli ultimi mesi dell'anno, diciamo da ottobre, novembre, dicembre e poi in particolare, e poi ancora di più nella prima parte del 2021, invece abbiamo segnali effettivamente di un'inversione di tendenza, e lo possiamo vedere
da diversi punti di vista. Uno sono per esempio i dati dei finanziamenti di una legge, dell'andamento degli investimenti di una legge molto importante per le nostre imprese come la Sabatini, la nuova Sabatini, che effettivamente dopo un periodo di piatta, diciamo fino a settembre-ottobre, si è di nuovo impennata, a testimonianza che le imprese hanno attinto di nuovo a questo importante strumento per finanziare investimenti in macchinari e attrezzature. Lo vediamo anche dalle nostre indagini trimestrali, che appunto nel 2020 fino a settembre sostanzialmente aveva registrato uno stallo molto evidente degli investimenti, mentre invece negli ultimi mesi la percentuale di imprese, noi non abbiamo dati quantitativi ma abbiamo dati qualitativi, però la percentuale di imprese che avevano in programma investimenti di espansione, quindi di un certo impegno anche finanziario e strategico, è salita di nuovo intorno al 30%, quindi un'impresa su tre aveva in programma investimenti di un certo rilievo e quindi diciamo aveva un programma di espansione, non soltanto di rinnovo degli impianti. Un altro indicatore importante che abbiamo visto anche qui in progresso nel corso degli ultimi mesi riguarda il clima di fiducia. A settembre, a dicembre avevamo un clima di fiducia molto incerto, anche qui parliamo di manifattura e servizi per le imprese sostanzialmente, un clima di fiducia molto incerto, molto negativo, con prospettive pessimistiche. A dicembre già si era visto qualche segnale di svolta, che si è rafforzato decisamente nei mesi, invece diciamo a marzo, in primavera, qui per i saldi ottimisti pessimisti, quindi le previsioni di aumento della capacità produttiva e degli ordini sono tornate in territorio espansivo, quindi anche questo è un dato diciamo che testimonia la reattività e anche diciamo, un cambiamento di scenario da parte dell'industria. Ultima notazione, che anche qui riprende qualcosa che è già stato detto, le forti differenze tra settore e settore. Il Piemonte ha ancora adesso, dopo anni diciamo di diversificazione del tessuto produttivo, però la presenza dell'automotive è ancora molto robusta. Dell'automotive vuol dire sostanzialmente soprattutto componentistica, più che come è ben noto, ecco, ripeto cose già ben note, ma negli anni la specializzazione automotive è cambiata e quindi ci si è spostati più dal lato della produzione di componenti a quella dell'assemblaggio di veicoli o mezzi d'opera. Ecco. Ecco, uno dei settori più colpiti dalle chiusure è stato sicuramente l'automotive, dove un settore in cui si intrecciano in realtà diversi elementi critici. Uno è quello del Covid, uno è quello dei cambiamenti di lungo periodo nella struttura del mercato, c'è poi tutta la sfida dell'elettrificazione e anche quella, come dire, del cambiamento culturale, anche della mobilità, che vede nell'auto un bene con valenza e significato e utilizzo diverso dal passato. Quindi nell'automotive, per quanto riguarda il Piemonte, ma anche in generale altre regioni d'Italia, si gioca una partita molto importante per il futuro industriale della nostra area. Ma io direi che risparmio un qualche minuto sul tempo degli altri oratori. Quello che ecco, forse ancora una notazione, riallacciandomi sempre alla relazione precedente sul ricorso allo smart working, anche in questo caso direi che mi ritrovo molto nei dati che sono stati dati. Abbiamo fatto un sondaggio anche qui a fine anno e abbiamo visto qua, riguarda soprattutto le imprese manifatturiere, che circa l'80% delle imprese in qualche misura durante l'emergenza hanno fatto ricorso allo smart working, con una percentuale di personale che diciamo va dal 25% delle imprese un po' più strutturate, con oltre 100 addetti, a meno del 10% per le imprese sotto i 100 addetti, quindi c'è una differenziazione dimensionale molto forte, ma il dato anche interessante è che una percentuale del 45-50% ha dichiarato che intende mantenere qualche forma, una parte comunque del personale in smart working, anche al di là della fase di emergenza. Anche questo dato lo ritrovo
nelle vostre rilevazioni. Ecco, ho concluso, grazie ancora e poi naturalmente sono a disposizione per le domande. Grazie. Grazie a lei, dottor Pignatelli, per il riscontro che ci fornisce dal mondo imprenditoriale. E sentiamo invece ora il dottor Ceccarelli, che invece diciamo, porta la voce di altre istituzioni, in particolare non solo diciamo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dove dirige l'Osservatorio Sociale ed Economico, ma anche diciamo più in generale del Sistema Statistico Nazionale, di cui la Regione Val d'Aosta ovviamente è un soggetto componente e il dottor Ceccarelli un rappresentante, e in più in generale diciamo degli enti territoriali, quindi delle istituzioni pubbliche. A lei la parola, dottor Ceccarelli. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio l'Istat sia per l'invito sia naturalmente per l'iniziativa, che mi sembra molto opportuna. Riprendo anche un concetto espresso dal direttore Burata nella sessione plenaria: effettivamente mettere al centro i territori è molto importante. Io lo dico appunto come coordinatore degli uffici regionali di statistica, no, nell'ambito CISIS. Noi da tempo ovviamente sollecitiamo e ci confrontiamo con Istat per avere appunto a disposizione dati con una granularità territoriale rilevante, perché sempre più siamo sollecitati a dare risposte in questi termini, e effettivamente gli investimenti fatti da Istat, dall'Istituto e anche dalle regioni negli ultimi anni diciamo che ci aiutano molto. Venendo invece, e tra l'altro ecco, approfitto per ringraziare i colleghi degli uffici regionali di Liguria e Piemonte, che, con cui mi sono confrontato un po' velocemente per questa iniziativa, quindi cercherò di parlare anche a nome loro, anche se naturalmente la responsabilità di quello che dirò resta solo in capo a me naturalmente. Allora, come sempre succede in questi casi, essendoci molti relatori, chi arriva per ultimo naturalmente rischia di sovrapporsi a rischia di dire cose già dette, ne sono state dette molte ed importanti, tra l'altro rilevanti. Quindi cercherò di riadattare un po' quello che avevo previsto di dire, un po' in base a quanto è stato già appunto anticipato largamente, insomma. Anche la mia idea di fondo era appunto di partire dall'idea che, così come è stato detto da molti relatori, che questo aspetto di eterogeneità degli impatti della crisi è legato appunto alle caratteristiche strutturali e insomma anche congiunturali dei vari territori, no? E quindi è chiaro che gli aspetti di struttura, di dimensione, di tensioni che ci possono essere all'interno dei territori, quando impatta la crisi su queste cose, ovviamente non produce degli effetti totalmente diversi, no? E degli esempi sono già stati portati. Quindi diciamo che qui avevo tentato di fare un esercizio, che peraltro è stato anche in parte già anticipato da altri interventi, appunto di vedere come si sono avuti effetti diversi legati appunto a dati di tipo strutturale, anche in parte qualitativi derivanti appunto dalle indagini Istat che sono state richiamate molte volte. Non torno naturalmente sui dati, sui singoli dati. Adesso qui, invece di utilizzare le percentuali, ho fatto delle sorti di indici, insomma, indici di specializzazione o cose simili, insomma, ma i risultati ovviamente sono esattamente quelli che sono stati riportati, ma ritorno sul fatto che ovviamente qui stiamo parlando di, per quanto riguarda almeno Valle d'Aosta e Liguria, sicuramente di sistemi produttivi di più piccole dimensioni, mentre il Piemonte ovviamente ha una dimensione appunto produttiva molto più importante, diciamo più rilevante dal punto di vista dimensionale. Dal punto di vista settoriale è stato più volte detto, naturalmente ci sono caratteristiche molto diverse, il Piemonte ovviamente si caratterizza per l'industria manifatturiera, anche i dati che venivano richiamati poco fa ne sono una testimonianza, no? Mentre Valle d'Aosta e Liguria hanno questo livello di terziarizzazione più elevato,
e soprattutto nel settore, diciamo così, in senso lato turistico, no? Perché poi naturalmente si parla di turismo, ma come sappiamo bene è difficile la misurazione del settore, nel senso che spesso si utilizzano delle proxy come il ricettivo e la ristorazione, ma sappiamo che l'impatto, il ruolo e gli effetti del turismo si allargano molto, no? In certe realtà turistiche, persino diciamo, i servizi alle persone hanno mercato se ci sono i turisti, altrimenti non avrebbero senso di esistere. No? E quindi, come si vede appunto dai numeri, in questo caso indici di specializzazione settoriali, sono molto rilevanti queste attività turistiche, appunto utilizzando il nucleo ristretto, diciamo così, dell'accezione dell'economia turistica, quindi attività di servizi di alloggi e di ristorazioni in Valle d'Aosta e in Liguria. Poi va anche detto naturalmente che anche il turismo stesso, le attività turistiche stesse sono però molto diverse naturalmente quelle che svolgiamo, quelle che vengono effettuate in Valle d'Aosta da quelle che vengono effettuate in Liguria, no? Anche solo per il fatto che diciamo semplicisticamente visto l'ora un'economia più di montagna, un'economia di mare sostanzialmente. E questo ovviamente ha avuto e ha tuttora degli impatti molto forti sui risultati che poi vediamo dopo, perché come sapete in particolare è stata soprattutto penalizzata la stagione invernale e quindi chiaramente noi abbiamo avuto degli impatti molto più forti rispetto ad altre realtà. E un altro aspetto importante era questo che è già stato anche presentato, cioè il grado di apertura dei sistemi, i mercati di riferimento. Ecco. E su questa parte qui volevo fare una piccola notazione, non ritorno sulle caratteristiche perché già sono state dette, ma faccio questa piccola riflessione a margine per segnalare come anche questi aspetti hanno una rilevanza molto importante rispetto all'impatto dovuto al Covid, perché per esempio nel caso della Valle d'Aosta, paradossalmente, se anche si fosse deciso di aprire gli impianti di risalita quest'inverno, la dimensione del mercato, se questo non era abbinato a un'apertura anche della mobilità, quindi un altro elemento, non avrebbe portato nessun beneficio, perché chiaramente il mercato interno di una regione come la nostra non ha nessuna possibilità di sostenere economicamente attività come quella degli impianti di risalita, che sono molto, diciamo, onerose, diciamo così. E quindi anche questo è un elemento che caratterizza diversamente le realtà, no? Quindi le dimensioni dei mercati. Per esempio, se tenete conto, gli alberghi, sostanzialmente le attività ricettive, non hanno avuto prescrizioni di apertura, no? Potevano operare tranquillamente, ma l'operatività va bene se c'è un mercato di fronte, no? Quindi se considero le dimensioni per esempio del Piemonte, chiaramente un albergo può tenere aperto anche solo con la clientela della stessa regione, ma una regione come la nostra anche gli alberghi hanno difficoltà a tenere aperto, e questo è un altro degli elementi che porta poi ai risultati che vediamo dopo, che sono appunto peggiori per la Valle d'Aosta rispetto alle altre realtà. Naturalmente, ecco, sono sicuramente importanti anche il discorso della digitalizzazione, dei servizi tecnologici, degli investimenti fatti in materia, che hanno anche questi sicuramente un impatto poi sugli effetti finali. Qui anche, ecco, aggiungo anche questo, che lo diceva bene la dottoressa De Candia nella sua introduzione, anche l'adattabilità alle esigenze derivanti dalla crisi pandemica non sempre si possono applicare, perché le caratteristiche delle attività economiche produttive non lo consentono, ecco, sostanzialmente. È chiaro che se io faccio servizi alla persona è un po' più difficile fare remote working o smart working che sia, no? Naturalmente. Quindi certamente invece sul piano della vendita, del posizionamento sul mercato e della competitività per altri aspetti, la digitalizzazione è sicuramente importante, e quindi anche le differenze hanno rilevanza.
Ecco, abbiamo provato, peraltro in questo mi sembra che mi abbia anticipato il direttore Faramondi, a mettere in relazione le due, diciamo, le due rilevazioni fatte da Istat per il Covid, per gli effetti del Covid, e quindi abbiamo guardato quindi quella, la prima, il primo lockdown, che era più generalizzato, e il secondo, diciamo, il secondo periodo, diciamo quello autunnale sostanzialmente. Qui io ho considerato, diciamo, i casi di caduta del fatturato e del volume d'affari più importanti, quindi le aziende che non avevano fatturato o che avevano un fatturato, una perdita di fatturato superiore al 50%. E diciamo che il grafico rende abbastanza l'idea, adesso al di là delle distanze, della misurazione delle distanze, ma come si vede la Liguria si avvicina molto alla situazione italiana e anche il nord-ovest sostanzialmente lì, il Piemonte sembrerebbe quello che è la regione, il territorio che ha accusato di meno la crisi in entrambe le fasi, mentre la Valle d'Aosta è quella che registra sostanzialmente la posizione peggiore, devo dire anche per un insieme contestuale di elementi sfavorevoli di questa crisi, ecco, che si sono un po' sommati e quindi hanno portato a, come dire, a toccare i punti più deboli della nostra struttura e quindi a determinare anche questo risultato peggiore, diciamo così, di altri, no? In particolare, appunto, nella seconda fase per noi è quella, diciamo, da quando sono state introdotte le fasce a colori, naturalmente è stata forse la fase peggiore della crisi. Ecco, d'altra parte, lo veniva ricordato prima nell'intervento della dottoressa Cavorsi, appunto anche il peggioramento della situazione è dovuto anche al fatto che poi molte imprese non hanno aperto o hanno aperto parzialmente, infatti la nostra regione è quella che registra una minore apertura, ecco, dell'operatività, diciamo, delle imprese, e quindi certamente questo ha influito sul risultato finale. Ecco, a conferma del fatto che, anche se un po' tautologico per certi versi, ma diciamo a conferma del fatto che le economie con una vocazione industriale più forte abbiano patito relativamente di meno, perché poi naturalmente qui stiamo facendo un discorso relativo perché la crisi ha avuto degli effetti importanti dappertutto, ma sicuramente sono stati effetti un po' più attenuati appunto nelle realtà con una vocazione industriale più spiccata, come si può vedere da questo grafico. Noi che abbiamo, in particolare la Valle d'Aosta, in parte anche la Liguria, che hanno strutture produttive nell'industria in senso stretto meno percentualmente meno rilevanti, e vediamo che abbiamo dei risultati peggiori, diciamo, dal punto di vista delle performance economiche. Ecco, naturalmente, come è stato detto, i risultati economici delle imprese hanno prodotto anche effetti diversi sul piano dell'occupazione. Qui ho voluto semplicemente mettere in relazione, appunto, il grafico di sinistra ci fa vedere la variazione dell'occupazione totale, no? Sostanzialmente chi ha avuto un andamento del fatturato peggiore ha anche un calo dell'occupazione maggiore, questo è abbastanza scontato. Poi ci sono situazioni particolari come quella del Piemonte, che ha un calo anche più importante degli altri dell'occupazione totale, pur registrando una minore riduzione della caduta del fatturato più grave. Quindi qui probabilmente, mettendo insieme anche le altre casistiche di caduta del fatturato, probabilmente si modifica un po'. Certamente è interessante notare il fatto che però se si guarda solo all'occupazione, sappiamo che l'occupazione dipendente per certi versi ha avuto questi ombrelli protettivi dovuti al blocco dei licenziamenti e al ricorso alla cassa integrazione, con l'estensione poi alla cassa integrazione in deroga in particolare,
Se si guarda però appunto, e quindi la caduta probabilmente è stata ovattata, perché altrimenti avremmo registrato risultati molto più negativi, ma se per esempio si guarda l'occupazione indipendente, quindi al grafico di destra, si vede che la situazione è sostanzialmente analoga, ma dal punto di vista dei territori, ma certamente è aggravata in quelle realtà dove insomma, si capisce che è soprattutto il lavoro indipendente che fa cadere l'occupazione totale. Appunto il caso della Valle d'Aosta, per esempio, è importante. Cos'è questa occupazione indipendente? Naturalmente qui non sono strettamente gli imprenditori, ci sarà sicuramente anche qualche imprenditore che probabilmente ha chiuso e si è dichiarato senza occupazione, ma quindi una minore occupazione, ma certamente sono tutte quelle collaborazioni che vengono utilizzate anche e soprattutto in settori turistici e commerciali, nei settori di intrattenimento, di sport, eccetera, eccetera, che sono appunto collaborazioni o a partita IVA, insomma, quindi in forma, tra virgolette, autonoma, e che ovviamente sono state molto più penalizzate degli altri, perché chiaramente, data la crisi e le difficoltà delle imprese, queste non hanno potuto ovviamente essere confermate sostanzialmente. Allora, si diceva prima che appunto c'è anche una si possono mettere in relazione, come abbiamo visto, c'erano le previsioni e i risultati, no, delle imprese. Ecco, sembrerebbe che chi ha avuto risultati più negativi faccia anche previsioni più critiche. Questo è dovuto in larga parte anche un po' all'incertezza della situazione. Infatti ci sono quote importanti di incerti, soprattutto per esempio quello della Valle d'Aosta, come veniva richiamato prima, circa un quarto dei rispondenti diceva di non riuscire a fare previsioni. E questo era dovuto, io credo che sia in parte dovuto anche appunto alle difficoltà della modificazione frequente delle regole, quindi non sapendo come si può operare, se si può operare, in che termini si può operare, l'incertezza rende un po' difficile fare le previsioni, e quindi chiaramente questo ha portato un po' a questa situazione. Ecco, naturalmente anch'io non avrei conclusioni forti da fare come rispetto a chi mi ha preceduto, insomma, anche perché questa è una panoramica molto veloce, e soprattutto visto l'ora penso che sia meglio chiudere velocemente e lasciare un po' di spazio a chi vuole intervenire successivamente. Grazie. Grazie a lei, dottor Ceccarelli, per aver messo in evidenza alcune peculiarità del sistema produttivo territoriale e locale e anche alcune interessanti correlazioni. Certo, trarre delle conclusioni in questa fase in cui che possiamo purtroppo dobbiamo definire ancora transitoria non è semplicissimo. Passo però la parola per l'ultimo intervento al professor Di Bella, che ha, diciamo, il compito di comporre i diversi temi affrontati oggi, raccogliendo anche i diversi stimoli che abbiamo cercato di mettere sul tavolo, per fornire una lettura integrata che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma diciamo anche con uno sguardo sul sociale. Sul sociale. Grazie. Sappiamo bene che appunto i due aspetti sono strettamente connessi. Allora, a te la parola, Enrico. Grazie mille, grazie a Istat, grazie agli organizzatori del convegno. È stata una mattinata molto interessante, a partire dalla plenaria alla questa sessione, che veramente diventa veramente difficile aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto. Poi ho anche l'ingrato compito di dividervi dal pasto, e quindi è sempre una cosa un po' rischiosa. No, sto scherzando, cerco di essere comunque abbastanza sintetico, anche perché ormai siamo un po' in ritardo. Dunque, le considerazioni che sono state fatte prima sono tutte molto importanti, quindi non vorrei neanche andare a ripetermi, a ripetere quello che è stato detto prima. Certamente quello che emerge è un quadro complesso, sicuramente a livello nazionale. A livello nazionale si notano delle eterogeneità maggiori di quelle della nostra macroarea,
Però tuttavia possiamo comunque osservare alcune differenze. Alcune differenze, per esempio, nel modo in cui le aziende si sono poste prima e dopo il Covid. Quindi, per esempio, se noi andiamo a vedere quali sono le strategie che le aziende hanno attuato per, relativamente alla reazione, quindi al Covid, per dimensione, abbiamo già un pochino visto, comunque le aziende maggiori, di maggior dimensione, sono quelle che hanno avuto una maggior capacità di reazione per un certo verso e al tempo stesso sono riuscite a darsi anche degli obiettivi strategici. Ora, il mondo delle imprese, lo sappiamo, è molto vario e molto complesso. Una delle prime risposte che è stata data è stata quella della digitalizzazione del modo di lavorare, digitalizzazione del mercato e dei canali di vendita, quindi andando anche verso canali di e-commerce. Chi poteva farlo in generale l'ha fatto, questo è un po' quello che emerge dal quadro. È chiaro che non tutte le aziende potevano andare verso una digitalizzazione delle vendite, perché è chiaro che un'impresa industriale che vende magari verghe di alluminio ad altre imprese diventa difficile pensare che possa andare su un mercato elettronico o e-commerce. Tuttavia è chiaro che la dimensione maggiore delle imprese identifica una maggiore diciamo così, propensione a identificare nuove strategie. Diciamo che andando a vedere queste attività, andando a vedere il quadro che possiamo identificare per la Liguria, adesso io mi dedico un pochino di più alla Liguria, vediamo che la maggior parte delle imprese hanno dedicato la loro azione a difendere la posizione competitiva, con un modo un pochino più elegante per dire cercare di riuscire comunque a andare avanti nonostante le difficoltà. In buona parte hanno cercato di diversificare l'offerta, e con in realtà nessuna rilevante differenza per la dimensione dell'azienda. Abbiamo visto che ci sono state anche aziende, soprattutto quelle più grandi, che hanno cercato di attivare, di fare network, ma questa è una cosa tutto sommato che è stata abbastanza condivisa dalla maggior parte, da una buona parte delle aziende. Andando invece a ragionare per settore, non notiamo in realtà delle grandissime differenze, se non riguardo la parte dell'industria, il reparto dell'industria in senso stretto, che ha cercato di attivare e anche industria a cercare di attivare le attività con l'estero, però in linea di massima non notiamo delle strategie differenziate, anche perché la Liguria ha un quadro aziendale, diciamo così, un pochino più abbastanza omogeneo da molti punti di vista. Se andiamo poi a vedere, ecco, le fonti di queste valutazioni, i documenti un po' che mi sono andato a vedere, al di là di rapporti con gli enti di ricerca, quindi di discorsi e valutazioni che sono state fatte in questo anno e mezzo, sono il resoconto del censimento delle imprese, due rapporti del Covid, quindi di giugno 2020 e di dicembre 2020, e poi il già citato dalla professoressa De Candia, rapporto sulla competitività delle imprese. Ecco, vediamo che a maggio 2020 le aziende risultavano essere in una situazione in cui l'azione principale riguardava la riorganizzazione dei processi e solamente un 40% delle aziende andava ad attuare in maniera attiva delle attività di ridefinizione delle proprie strategie. Questo valore aumenta a novembre 2020, cioè con il passare della crisi. Non c'è stato in realtà un comportamento molto adattivo, totalmente adattivo del tessuto imprenditoriale ligure, con molte aziende che si sono limitate a cercare delle soluzioni organizzative interne. Questo è un tema importante anche perché c'è stata una percezione di un problema transitorio e quindi se noi vogliamo in un qualche modo identificare alcune parole chiave, giusto per tirare un pochino le fila anche della situazione, che valgono per la Liguria, valgono per il nord-ovest, ma anche un po' per l'Italia, una di queste parole chiave è attesa. L'attesa che passasse questa epidemia, quindi chi ha potuto a basso costo probabilmente riorganizzare la propria attività produttiva
produttiva, o cercare azioni strategiche che potessero avere un valore a più ampio termine, l'ha fatto. Le imprese che avevano un più alto grado di innovazione tecnologica, quindi pensiamo alle start-up innovative prevalentemente gestite da giovani, si sono dedicate allo sviluppo, al potenziamento di questi canali non tradizionali, però comunque c'è stata una larga fase di attesa e anche forse di incertezza riguardo agli scenari che si sarebbero potuti sviluppare successivamente. Quindi la seconda parola chiave che possiamo riprendere per questa, tirando un pochino le fila, è digitalizzazione. Quindi digitalizzazione per alcuni, attesa per altri, anche perché appunto, come abbiamo detto prima, non tutte le aziende hanno potuto sviluppare dei processi complessi e completi di digitalizzazione, magari solamente alcune attività di lavoro. Parte importante di cui poi parlerò in seguito riguarda l'internazionalizzazione. Comunque l'internazionalizzazione è stato anche un elemento chiave che ha giocato un ruolo molto importante per le aziende, ne parlo poi successivamente. Quindi se noi andiamo a vedere il modo in cui possiamo provare a classificare le aziende che hanno reagito alla crisi sanitaria, possiamo trovare delle aziende statiche in crisi che, secondo questa indagine, che è il rapporto sulla reattività delle imprese di Istat, abbiamo che un 28% delle imprese italiane, pari a circa un 15,2% degli addetti, comunque tendenzialmente aziende medio-piccole, 6,5 come numero medio di addetti per impresa, sono aziende che sono risultate essere statiche in crisi, cioè hanno subito l'impatto dell'emergenza e non hanno adottato strategie di reazione. È chiaro che qui dentro non andiamo ad inserire le start-up che sono tendenzialmente più piccole, piccoline, ma quelle più tradizionali. Abbiamo poi avuto delle imprese statiche e resilienti, cioè non hanno subito l'impatto dell'emergenza e non hanno adottato strategie di reazione. Non hanno subito perché si rivolgono a dei segmenti di mercato particolare oppure hanno avuto la possibilità di gestire l'emergenza in diversi modi. Quindi parliamo del servizio degli energetici, per esempio, immobiliari, eccetera. Poi abbiamo le aziende proattive in sofferenza, quelle che sono state colpite duramente dall'emergenza ma hanno adottato le strategie di reazione e quindi sono un 10%, proattive che sono state lievemente colpite dall'emergenza ma non hanno alterato il loro sentiero di crescita e poi le proattive avanzate che invece sono riuscite ad aumentare o hanno colto l'occasione anche per un rinnovamento e per aumentare gli investimenti nel 2020. Ecco, questo è un elemento interessante, per una tabella interessante perché pone in relazione innanzitutto la struttura del tessuto imprenditoriale, in questo caso è italiano, il dato regionale non è disponibile, ma in relazione alla caratteristica dell'azienda, secondo questa reattività rispetto alla crisi, alla dimensione dell'impresa, alla capacità di generare valore aggiunto, alla produttività del lavoro e all'export. Ecco, la propensione all'export è un elemento di diversificazione del rischio, cioè noi stiamo comunque commentando delle situazioni che nella letteratura economica sono note, cioè il fatto di essere un'azienda tradizionale piccola di fronte a una crisi economica ti mette in difficoltà, cioè le cose che abbiamo visto non sono eccessivamente nuove, sicuramente non le abbiamo vissute in maniera così drammatica. Dall'altra parte, la propensione all'export è uno strumento di diversificazione per un'azienda, perché è vero che, per esempio, come può essere successo per alcune aziende in Cina, comunque se uno ha un mercato di riferimento e questo mercato entra in crisi, ha un problema, però la pandemia, per come si è andata a sviluppare nel pianeta, in momenti differenti, con fasi differenti di crescita e di calo, permette alle aziende votate all'esportazione di poter diversificare queste esportazioni. Quindi se magari nel breve periodo possono essere un elemento di vulnerabilità, in realtà poi nel medio periodo permettono di supplire alla carenza di domanda del mercato interno. Quindi questa è una terza
parola chiave, export come elemento di resilienza. Quindi bisogna, sono cose che da certo, tecnicamente sono note, comunque l'apertura all'internazionalizzazione diventa un elemento di resilienza per il sistema imprenditoriale, quindi crescita della dimensione delle aziende, crescita dell'export e digitalizzazione. Queste sono un po' le parole chiave che hanno identificato quelle situazioni che hanno resistito meglio all'azienda. Passando invece ad alcuni aspetti un pochino più, chiamiamoli così, tecnici, ma che sono già stati toccati, ma posso andare a vederli in maniera un pochino più approfondita, possiamo andare a guardare come la crisi sanitaria, oltre ad aver intaccato le imprese, ha evidentemente a cascata colpito anche il mercato del lavoro. Una considerazione che per molti di voi sarà chiara, ma potrebbe esserlo per non per tutti, è che il mercato del lavoro sembra essere stato colpito in maniera parziale. Ne stavamo parlando proprio prima, l'intervento precedente l'ha spiegato molto bene, perché con il blocco dei licenziamenti le ore non lavorate sono andate comunque coperte con la cassa integrazione, quindi se uno percepisce la cassa integrazione dal punto di vista statistico viene rilevato come occupato. Tuttavia, abbiamo avuto i contratti a termine, cioè non tutti sono occupati con contratti a tempo indeterminato, lo sappiamo benissimo, e quindi i contratti a termine che sono andati a scadenza non sono stati rinnovati. E poi ci sono anche, c'è tutto il mondo delle forme di lavoro, chiamiamolo così, agile, che vanno incontro poi a dei problemi diverso tipo. Ecco, se noi andiamo a vedere l'andamento del numero di occupati in Italia negli ultimi anni, vediamo che sino a metà del 2019 noi avevamo una crescita abbastanza costante. Eravamo arrivati a 23 milioni e mezzo di occupati. Dopodiché nel 2019 avevamo avuto un calo e poi con la crisi nel secondo trimestre del 2020 abbiamo avuto un calo di circa 1 milione di occupati che si può vedere bene in questa struttura. Poi con la ripresa dell'estate gli occupati si sono stabilizzati, ma non abbiamo avuto in realtà una vera ripresa del mercato dell'occupazione e poi successivamente abbiamo di nuovo avuto un altro calo. Quindi il dato che bisogna andare a vedere per il mercato del lavoro è il dato dell'occupazione, più che il dato della disoccupazione. Soprattutto il tasso di disoccupazione è diminuito durante il lockdown. Cioè se noi andiamo a prendere i dati, lo vedete qua, i dati dell'Istat del tasso di disoccupazione nel periodo è diminuito perché il tasso di disoccupazione viene calcolato come rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la forza lavoro che è occupati più disoccupati, cioè persone in cerca di lavoro. Quindi se noi andiamo a considerare il fatto che alcune persone in pieno lockdown hanno rinunciato a fare azioni attive di ricerca di lavoro, noi abbiamo ridotto il denominatore di questo rapporto e quindi alla fine noi abbiamo diminuito il nostro tasso di disoccupazione, cioè abbiamo diminuito, scusate, le persone in cerca di occupazione, quindi il numeratore. E quindi di fatto l'effetto congiunto di questi due elementi ha portato a una riduzione del tasso di disoccupazione, che poi successivamente con la riapertura ha portato le persone nuovamente a cercare lavoro e ha riportato i livelli di tassi di disoccupazione ai livelli, diciamo così, pre-lockdown. Infatti, se andiamo a vedere l'andamento del numero di inattivi, cioè le persone che non hanno fatto ricerca di lavoro, è salito notevolmente proprio in corrispondenza del lockdown. Però vediamo che il numero di inattivi permane alto, cioè non abbiamo avuto un riassorbimento del numero di inattivi. Quindi questa è una questione interessante da approfondire proprio per capire anche la fiducia dei lavoratori rispetto a questa crisi, cioè la fiducia di poter trovare lavoro, poter rientrare nel mercato del lavoro e poter contribuire alla ripartenza. Questo è l'andamento del totale della cassa integrazione nel corso degli ultimi anni, sono dei dati mensili. Poi sapete, la cassa integrazione può essere
calcolata in relazione alla cassa integrazione ordinaria, indegua, deroga, eccetera, e quindi questo è il totale che si trova sul sito dell'Istat. Se noi andiamo a vedere il totale delle ore che sono state autorizzate di cassa integrazione in aprile 2020 era di 772 milioni di ore, su valori che sono totalmente non paragonabili a quelli che sono stati autorizzati nei mesi precedenti. Ancora oggi vediamo come abbiamo questo andamento molto importante di autorizzazione di cassa integrazione. Se andiamo a vedere le ore lavorate, contestualmente abbiamo una perdita di ore lavorate molto rilevante, perché arriviamo nel secondo trimestre del 2020 a un calo del 30%, fatto 100 il valore delle ore lavorate nel 2015, avevamo 80, e questo sta ovviamente a complemento della componente prima che dicevamo della cassa integrazione. Questa qua è la situazione in Liguria. Abbiamo visto che abbiamo nel 2019, nel secondo trimestre, una situazione, avevamo con un tasso di disoccupazione del 9,6%, un numero di disoccupati sulle 63.000 unità, che vediamo diminuiscono nel secondo trimestre del 2020 a 45.000 unità. Ma perché diminuiscono? Perché entrano qui dentro nel serbatoio degli inattivi. Quindi il tasso di disoccupazione, che è il rapporto tra questa parte blu sulla somma di questa parte blu-arancione, porta effettivamente a un tasso di disoccupazione più basso, però bisogna stare sempre attenti quando si guardano le statistiche del lavoro, del mercato del lavoro, ad avere il quadro completo, anche perché occupazione e inattivi sono elementi importanti. Giusto per arrivare un pochino alle conclusioni, anche perché il tempo ormai è passato, ci sono sempre in questo rapporto dell'Istat interessanti valutazioni sul rischio di operatività, che sono state già in realtà citate in parte nella sessione plenaria, quindi penso che l'abbiate già visti, non vado tanto nel dettaglio, ma indubbiamente è interessante osservare che Liguria, Valle d'Aosta e il Piemonte, tutte e tre si vanno a posizionare, come già stato detto, comunque al di sopra della media nazionale, sebbene poi la Valle d'Aosta sia caratterizzata da una quota percentuale di imprese a rischio operativo alto molto elevata. Questa è una caratteristica piuttosto comune di tutte le regioni a vocazione turistica, alcune di meno, alcune di più. Però questa fragilità del settore turistico e delle regioni quindi caratterizzate da un'economia fondata sul turismo è stata evidenziata più volte. In effetti il turismo è il settore forse su cui maggiormente si è sentita la crisi, specialmente per le grandi città, ma anche poi tutto il turismo ovviamente invernale, questo inverno l'abbiamo visto, e quindi la vocazione turistica delle regioni si dimostra essere un elemento di fragilità da questo punto di vista, perché è chiaro che il turismo non lo si può esportare, quindi ritornando al discorso di prima, non lo si può digitalizzare, non più di tanto, a parte qualche tentativo, e non lo si può esportare, quindi gli elementi di resilienza di cui abbiamo parlato prima non ci sono per le aziende turistiche. Infine, se andiamo a vedere un'analisi del rischio territoriale, facendo poi uno zoom sulla parte che ci riguarda, vediamo che questo rischio territoriale, prevalentemente legato, come dicevo, a una componente di vocazione turistica delle regioni, identifica alcune zone particolarmente critiche nella nostra area. Quindi abbiamo le zone di confine, anche passando in Liguria, abbiamo le Cinque Terre, abbiamo Sestri di Levante, abbiamo la frontiera, l'Imperiese, la frontiera con la Francia, ma dando poi uno sguardo a tutta l'Italia, vediamo che le zone a maggior vocazione turistica poi sono quelle con meno componente industriale, sono quelle che sono più in difficoltà. Quindi per concludere un ultimo elemento sulla caduta di fatturato e sul rischio operativo. Quindi quello che noi riusciamo a vedere è che il rischio operativo è tanto più forte, la caduta di fatturato è tanto più rilevante con i conseguenti problemi di liquidità, quanto più le aziende hanno un livello di strutturazione basso. Non è poi una grande sorpresa questa, però ci dà una misura della fragilità del nostro sistema economico, che notoriamente
è caratterizzato da imprese medio-piccole. Le nostre imprese medio-grandi, in alcune realtà come quelle americane, vengono classificate come aziende di dimensione media, quindi noi siamo un po' sottoscalati rispetto ad altre realtà economiche. Quindi questo è giusto per aggiungere qualche cosa alle tantissime cose che sono già state dette prima. Quindi con questo ho concluso. Grazie mille. Benissimo, grazie anche al professor Di Bella per questi ulteriori elementi che completano appunto il quadro informativo che abbiamo cercato oggi di appunto rilasciare. Allora, adesso c'è lo spazio, diciamo, dedicato alle domande. Già abbiamo risposto appunto nell'area dedicata a qualche domanda che è arrivata via chat. Ne pongo, però, diciamo, quelle che erano rivolte all'Istat, appunto, abbiamo risposto. C'è una domanda per il dottor Pignatelli, che appunto rivolgo a lui, perché Paolo Mistrulli chiede se può fornire il link dell'indagine cui ha fatto cenno nell'apertura del suo discorso. Cioè, l'indagine condotta all'interno dell'associazione. Ah sì. Sì, noi facciamo trimestralmente un'indagine presso i nostri associati, poi tradizionalmente la prima dell'anno chiediamo appunto un bilancio, di fare un bilancio dell'anno precedente, quindi a marzo abbiamo chiesto com'era andato il 2021. Posso, sì, in realtà è sul nostro sito dell'Unione Industriale, però è un po' laboriosa da trovare, quindi non so, magari mando il link. Non so, a voi organizzatori glielo mando oppure lo mando se Va vuole dare bene, la perché mia mail, sì, posso chi vuole girarlo io averlo. al dottor Mistrulli perché ho tutte le mail di tutte le persone che Io hanno allora fatto mando il link l'associazione, perché in quindi. realtà è libero, però spiegarlo faccio prima mandare il link, Certo, è un sì. po' laborioso, ecco, come tutti quei siti dove c'è troppa roba. Benissimo. Va bene, Va bene, grazie. grazie. Ecco, non vedo altre domande. E essendo appunto il tempo ampiamente, diciamo, siamo già un po' fuori tempo, direi di andare in chiusura. Ringrazio ovviamente i relatori dell'Istat e tutti gli esperti che ci hanno onorato della loro presenza, tutti i partecipanti e niente, il sito dell'Istat è sempre a disposizione con tutti i dati e anche con tutte le analisi. Un caro saluto a tutti e arrivederci. 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 Grazie mille, buona giornata, grazie. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.